Buongiorno escursionisti, bentornati in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Cainallo, in una frazione di Esino Lario, nella provincia di Lecco. Sono all'interno del Parco delle Grigne. Appena arrivate qui trovate questo parcheggio qui, bello grande, posti auto veramente ce ne sono tanti. Però, come dico sempre, venite presto la mattina perché questa zona qui è molto gettonata. Il parcheggio è un parcheggio a pagamento del costo di 4 euro. La colonnina per poter pagare il parcheggio la trovate di fronte all'ingresso del rifugio Cainallo. Dai, partiamo e andiamo alla scoperta di questo nuovo sentiero. Sono appena partito, quindi parcheggio qui sotto qui, posti qui ne ho trovati veramente tanti. Adesso devo arrivare lì, i miei primi cartelli. Giustamente non vi ho detto dove vado oggi, adesso vi faccio subito vedere dove vado oggi. Oggi vado su al Monte Croce, faccio Monte Croce e Monte Pilastro. Quindi si prende il sentiero 23 e si sale su di qui. Il parcheggio ci avete proprio qui, eh. Andiamo, partiamo. E questo primo tratto di sentiero è quasi, diciamo, possiamo dire a scalinoni, dai. Qui trovate un cartello sotto lì e poi ci sono questi bollini rossi che indicano il sentiero. Prima vi ho detto che sono all'interno del Parco delle Grigne, quindi molto probabilmente è una zona molto affollata. Ma penso che, non so perché, ho questa mia sensazione che dove andrò io al Monte Croce ci sarà poche persone. E comunque anche già da qui si può già vedere che il sentiero è meno battuto. Ho cominciato a dire, da cosa capisco? Dalle foglie. Questo tratto del sentiero, il primo tratto del sentiero, all'interno di un bosco, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui il bosco. E mi è appena stato confermato. C'era giù un taglialegna. Taglialegna si chiamano quelli che tagliano gli alberi? Penso di sì, vabbè. Un boscaiolo. C'era giù un boscaiolo, ma ho confermato che andare sul Monte Croce è una zona tranquilla. Quindi, dopo su vi racconterò meglio. E mi ero dimenticato di dirvi una cosa. E il giro, questo giro qui dovrebbe essere un giro di 40 minuti, quindi non è tantissimo. Però arrampica, 40 minuti, ma che arrampicano. Mi sembra che dovrebbe essere sui 450 metri di dislivello, qualcosa del genere. Ecco che sono arrivato a un bivio. Allora, ci sono due possibilità di poterlo fare, adesso faccio vedere subito. Allora, in teoria, se volete fare subito, andare subito direttamente al Monte Croce, seguite il sentiero 23, che fa il Monte Croce e il Monte Pilastro. Oppure, io invece faccio un'alternativa, che vi consiglio, è il sentiero 23A che vi porta alla Baita dell'Amicizia e al Monte Croce sempre. E subito dopo il bivio la situazione neve è questa, sta iniziando sempre a aumentare di più, anche di là quella zona lì è sempre di più. Visto che la neve comunque sta aumentando sempre di più, ho deciso di mettere sui ramponcini, che è meglio.
Ok, ramponcini messi. Adesso si può partire in sicurezza. Ecco qui, sono arrivato. Apriamo qui il cancelletto. Tiriamo dentro. Ah, eccola qui. Baita dell'amicizia. Carino. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Piccolino ma bello, eh. C'è un tavolo, c'è anche il camino. Potrebbe essere l'idea quella di venire qui per una notte, quando si potrà, perché in questo periodo di Covid non si può ancora. Però stare qui una notte non sarebbe male, anche perché guardate qua. Tavolino con vista sul lago di Como, guardate che spettacolo. Ma dai, che bello. Spettacolare ragazzi, veramente sono contento dopo veramente tanto, a parte vabbè, l'uscita che ho fatto quando sono andato nell'Oltrepavese, però ritornare in montagna c'è un sapore particolare veramente. Poi stamattina veramente, allora vi dico subito la sfida che avevo in mente. Allora io avevo guardato questa zona qui perché comunque qui c'è la Grigna, è un posto veramente super affollato, comunque super conosciuto, va tantissime persone. Guardavo dove potevo andare, dove potevo comunque, cercavo un posto dove potevo essere tranquillo, ma avevo una sfida in mente, andare in un posto conosciuto e affollato. Perché questo? Fino adesso posso dirvi che non ho incontrato nessuno al di fuori di quelli del boscaiolo che stava tagliando le piante, ma persone in giro non ce n'erano. Quindi ho scelto questo posto qui perché sapevo che era tranquillo ed è caduta così la mia scelta a venire qui. Comunque sono sul lago di Como, vicino alla Grigna, quindi gente se ne potrà trovare tantissima. Quando tornerò al parcheggio vi farò vedere che il parcheggio sarà strapieno oggi. Dal lato qui della monte della vallata invece non è affollato. Io sono contento di questa così perché comunque ci sono pochissime persone. Però questo è l'esempio, un po' come è successo quando sono andato in Val di Mello, che alla Val di Mello sapevo benissimo che era affollata, quando la gente mi scriveva nei commenti ma anche tu sei il turismo massa. Certo, anche io oggi sono il turismo di massa qui. Il turismo di massa non lo fa chi abita qui, ma io che vengo da fuori e sto qui sono il turismo di massa. Quindi oggi cercavo un posto dove potevo fare un giro non troppo lungo, perché comunque ho bisogno di iniziare ad allenarmi, ma comunque potermi godere la montagna veramente a pieno. E questa è stata la mia scelta, il Monte Croce qui sul lago di Como è stata la mia scelta. Non manca tantissimo ad arrivare in vetta, è un giro veramente semplice. Fate il conto che io adesso dal parcheggio arrivare qui al bivacco ho fatto 1,6 km, sono in giro da 49 minuti, quindi il giro è breve. Però a volte io penso che non serve fare giri immensi per poter godersi di una bellissima giornata. Io oggi sto facendo un giro comunque tranquillo, alla portata di tutti, e in mezzo alla natura e soprattutto in mezzo alla tranquillità, che è la cosa che io volevo. Ditemi un po' cosa ne pensate. Io fa tempo vado avanti a bere il mio, non è un tè, pensavo era tè, ma questo qui è fragola e frutti di bosco. E adesso riparto, sono rimasto qui una bella oretta abbondante, mi sono riposato, ho fatto colazione, ho bevuto il mio tè e poi ho incontrato due ragazzi, solo due ragazzi ho incontrato fino adesso. E quindi adesso si riparte e prendo il sentiero che va su, perché la vetta è in alto qui.
Sono quasi arrivato in vetta. Non manca tanto. E sono arrivato qui in vetta al Monte Croce a 1780. Eccola qui la croce di vetta. Bella, bella, bella tosta sta qua. E guardate che spettacolo anche qui, come si può ammirare il lago di Como. Ah, guarda che si vede San Primo, eccolo lì, bello. E c'è un giro che vorrei fare, questo qui. Io vorrei partire dal Brunate, da Como, e attraversare tutto il Lario. Devo dire che il giro non è stato lunghissimo. Per arrivare su c'è un chilometraggio qui di 1,7 km. Io ho impiegato 55 minuti prendendomi le mie soste. Dai, come giro per poter iniziare a ritornare in montagna non mi sembra male. Adesso però il giro non finisce qui, perché voglio andare in vetta al monte Pilastro, a 1823 dovrebbe essere quella vetta lì. Voglio ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, perché poi andrò a pubblicare tutte le foto che sto facendo, che comunque faccio nei giri che vado a fare di solito. E facciamoci anche questa ultima vetta, quindi ultima salita per oggi, perché poi è stata discesa. E adesso siamo sulla testa della montagna. Dai, l'ultima salita. Dai che siamo arrivati al Monte Pilastro. Siamo, se non sbaglio, a 1800 e qualcosina, se ve lo dico. Sì! Eccolo qui il Monte Pilastro. Salto su, non c'è croce, non c'è niente, va bene. Ah, guardate. Io ero lì, prima. Sono salito su, sceso e sono qui qua. E sono arrivato anche qui, ho chiamato un orologino. Vediamo quant'è. Monte Pilastro a 1823. Bello, poi vabbè, qui si va a Rifugio Buzzi, se non sbaglio, né? Sì, quindi volendo, arrivando, come ho detto prima, dove c'era il cartello, se si scende giù di qui, si prosegue avanti di qui e si va al Rifugio Buzzi, che è, penso, dietro di lì. Sarà un altro giro quello. Vediamo quanto ho fatto 2 km e 28 metri per arrivare fino qui al Monte Pilastro, con un tempo di 1 ora e 6 minuti, veramente semplicissimo, ragazzi. E adesso possiamo tornare indietro, quindi ripercorrendo sempre lo stesso sentiero che ho fatto all'andata, quindi sempre sulla testa della montagna fino ad arrivare al Monte Croce, e poi andremo giù al bivacco dell'amicizia. Eccomi qui ancora di nuovo al Monte Croce, adesso torniamo giù di qua. Passiamo su di fianco, che lì c'è l'indicazione, me ne prendiamo il sentiero giusto, siamo più caldo per la traccia GPS, sennò poi mi sgridate che la traccia era sbagliata. E sono arrivato al parcheggio. Adesso voglio far vedere le macchine che ci sono adesso. Siete pronti? Vi ricordate stamattina quante macchine c'erano? Ve lo ricordate? Adesso ve lo faccio vedere io in questo video. Ecco. Guardate adesso invece quante macchine ci sono. Guardate. Parcheggio praticamente pieno. Stamattina c'erano forse 5 macchine. Mi stavo dimenticando di dirvi quanti chilometri alla fine ho fatto. Ho fatto
4 km e 500 metri, con un tempo di 1 ora e 56 minuti. Anche questo video finisce qui, ti ricordo se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video.